cazzo, grande, grande. Ciao ragazzi, siamo qui con Claudio degli FC Dan. Complimenti per la partita di oggi. Avete vinto 4-2. Come ti è sembrata la partita di oggi? È stata abbastanza complicata. Loro non avevano il portiere, questo ha determinato diciamo tutta la partita, però noi anche avevamo qualche mancanza, ci mancavano buoni giocatori, anche in difesa soprattutto. Però comunque abbiamo gestito bene la partita e alla fine l'abbiamo vinta. Ora come ora siete passati secondi in classifica? Conosci le squadre la prima in classifica? Sì, diciamo di sì. La prima partita ci hanno battuto 7-1, però era fase di rodaggio. Purtroppo la scorsa partita eravamo contati, eravamo tre precisi, ci mancavano tutta la fase d'attacco, quindi abbiamo perso. Però cercheremo di raggiungerli, anche se è molto difficile. Secondo te che cosa vi ha fatto vincere oggi? Non lo so. Diciamo il nostro attaccante, Elia, ci ha fatto bella tre gol e un assist, diciamo che è stato gran merito suo. Invece per quanto riguarda la partita che magari arriverà con la prima in classifica, come pensi che, pensi che il risultato sarà diverso rispetto a quello della prima? Sicuramente sarà diverso a 7-1 perché non eravamo noi quella partita. Cercheremo di dargli il filo alla torcia. Vabbè, ok, grazie mille. Allora Claudio, alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi, siamo qui con Alberto degli Spartani. Intanto complimenti per la partita. Ora siete passati quinti in classifica, siete passati a 18 punti. Pensi che potete battervela per il primo posto? Oppure... Allora, per questa fase ormai che mancano tre partite non penso, però comunque da un paio di partite che siamo quasi tutta la squadra al completo, quindi si vede già qualcosa di diverso rispetto alle prime partite in cui eravamo magari sette contati. Ma che cosa avete in più ora? Magari qualche attaccante? No, semplicemente avevamo degli infortunati che adesso hanno recuperato e quindi, ripeto, con la squadra al completo, dato che è due anni che giochiamo, sono sempre gli stessi, quindi forse è questo. Va
bene. La partita di oggi mi sono andata bene. Di oggi è stata, sulla carta doveva essere una partita difficile, però alla fine l'abbiamo portata a casa abbastanza facilmente, anche se gli avversari sono comunque una buona squadra. E speriamo per la prossima. Va bene. Invece vuoi farmi qualche commento su qualche giocatore sempre della tua squadra? Beh, il portiere è chiaro che fa la differenza, uccellatore della, si chiama Sinatra, sì. Comunque fa la differenza perché è un gran portiere. No, questo mi va bene come commento, sono assolutamente d'accordo, però io parlavo della tua squadra. Ah, della nostra secondo squadra? Vabbè, è chiaro che da noi Grillo è il giocatore che ci fa più la differenza perché è quello che fa più dribbling, ha più tecnica. E ovviamente anche il portiere che mi guarda quando lo vedete, il portiere è shooter, fa anche lui la differenza. Va bene, ok, allora grazie mille, allora e alla grazie prossima. Grazie a te, ciao.